Amici, bentornati sul canale 9000 giri elaborazioni autosportive. Oggi volevamo fare un piccolo esperimento, diciamo un qualche cosa senza avere la macchina a disposizione, ma parlando di quello che ipoteticamente si può fare su una macchina che hanno lanciato adesso. Nello specifico vogliamo descrivere quello che è l'Alfa Romeo Tonale, che è questa ultima versione di SUV lanciata dall'Alfa Romeo, e verificare quello che è che si può fare nei vari segmenti, nei vari settori dove noi appunto siamo operativi. Anzitutto la Tonale è appunto una macchina recentissima presentata dal gruppo Stellantis, viene proposta in tre motorizzazioni in sostanza, c'è la mild hybrid benzina, 1500 turbo benzina. Nelle due versioni, cioè un 130 e un 160 cavalli. Alfa, io sono assolutamente d'accordo con loro, ha mantenuto per fortuna ancora una versione diesel, un 1600 da 130 cavalli, cosa che purtroppo tante altre aziende ormai stanno abbandonando. Io sono un fautore del discorso diesel, perché è veramente una motorizzazione che è un peccato abbandonarla. L'ultima versione, quella più potente, diciamo le prime due versioni sono tutte e due a trazione anteriore con cambio a sette rapporti, cambio automatico a sette rapporti. La versione più potente, che è la Q4, è la Hybrid Plug-in, che è Q4, che monta un motore 1300 multijet da 275 cavalli. Quindi per il momento il panorama, cioè l'offerta della Tonale, si sviluppa con ovviamente le versioni elettrificate e la versione diesel che non è elettrificata, con una delle poche che sono rimaste sul mercato. Detto questo, diciamo, entriamo nel vivo di quello che noi possiamo proporre su questa macchina. Diciamo subito che facciamo prima un excursus teorico, e una buona parte di questi componenti sono in fase di ultimazione, cioè sono già stati progettati dalle case e sono in fase di ultimazione per poter essere poi messi a listino nel giro di breve tempo. Comunque, su una macchina del genere, partendo dal motore, noi possiamo sicuramente, essendo una macchina recente, direi di iniziare con le centraline Seleton da noi programmate, che sono, come ho spiegato tante volte, delle centraline che si possono disattivare prima di portare la macchina in assistenza e evitare di farsi poi contestare quello che è la garanzia, perché come tutte le case, ovviamente anche l'assistenza Alfa Romeo, sono abbastanza restie a far sì che il cliente tocchi la parte elettronica. Quindi con questo sistema noi possiamo utilizzare e ottenere gli stessi risultati che potremmo ottenere facendo una normale mappatura via seriale, caricando i dati su questa periferica esterna che si può facilissimamente staccare. Stesso dicasi per il discorso del pedal booster, che è un altro sistema che va a velocizzare la risposta sul pedale acceleratore. Quello è già disponibile, mentre la parte del software è in fase di ultimazione, ma stiamo parlando veramente di massimo un mese ed è, sarà disponibile, per cui sia sicuramente sulla parte benzina delle mild hybrid che sulla parte diesel. Sulla versione diesel. Ovviamente filtro aria, noi consigliamo sempre il filtro aria a pannello, quindi in questo caso è già disponibile un BMC piuttosto che un KN, o comunque sono anche lì, le stanno mettendo a listino adesso. Stanno sviluppando ovviamente per la versione mild hybrid in particolare lo scarico, quindi di solito Super Sprint e Ragazzon, ho già sentito tutte e due le case, hanno già avuto una vettura in officina per poter sviluppare la linea di scarico, e anche in questo caso diciamo che il prodotto finito è questione veramente di poco tempo. Sulla versione diesel, come diciamo tante volte, non proponiamo mai lo scarico, perché chiaramente il risultato a livello di sound non è secondo noi non è soddisfacente, e proponiamo quello che è l'Active Sound Booster. L'abbiamo già visto tante volte nei video precedenti, è un sistema che va a ricreare, viene gestito tramite app, è un risuonatore gestito tramite app che va prendere i giri del motore, e il cliente può selezionare la tipologia di suono che meglio gli aggrada. Quindi sulla versione diesel
un sistema di questo genere è assolutamente montabile già da subito, ad esempio. Per quanto riguarda il motore, direi che sostanzialmente questo è il quadro e si può completare lo stage 1. Analogamente sono in fase di studio e di approntamento tutta la parte di molle, l'assetto, quindi molle ammortizzatori, quindi anche in questo caso noi lavoriamo prevalentemente con Bilsen ed Eibach, stanno sviluppando appunto, avendo anche loro visto quello che è la vettura prototipo, chiamiamola così, stanno sviluppando l'assetto, quindi sia a livello molle che a livello ammortizzatori ci hanno garantito che entro fine anno per tutte e tre le versioni ci sarà il kit disponibile anche in versione a ghiera regolabile come può essere questo. Ultima parte che anche in questo caso dovrebbe essere, penso, già disponibile come ABC e altre case seguiranno a breve, il discorso dell'impianto frenante con materiali più performanti. Questo, vabbè, è un impianto frenante maggiorato, ma comunque tralasciando gli impianti maggiorati, sicuramente il fatto di sostituire dischi, pastiglie, tubazioni garantisce, non fa decadere la garanzia anzitutto, e garantisce un miglioramento della frenata che sicuramente è ben diverso da quello che sono i componenti di serie. Quindi direi che su una macchina che è appena uscita abbiamo fatto un punto della situazione. Direi che già adesso alcuni clienti ci hanno chiesto a che punto siamo con determinati componenti. Diciamo che rimanendo larghi, da qui a Natale possiamo proporre, quindi nel giro di 2 mesi e mezzo sicuramente noi saremo pronti con tutto quello che fino adesso vi ho spiegato tecnicamente. Per il momento è tutto, vi saluto, vi ricordo come al solito di consultare il nostro sito. Per il momento non c'è ancora entrata una tonale, perché ovviamente non avendo a disposizione in pronta consegna i componenti non c'è ancora entrata, però contiamo di prendere in officina e di metterla poi in chiaro sull'archivio elaborazione da qui a fine anno. Consultate il sito appunto www.noemiagiri.it, specialmente nell'archivio elaborazione, dove ci sono più di 3500 vetture e ce ne sono almeno quasi un 200 solamente di Alfa. Contattateci telefonicamente, io sono sempre qua in via Lepiceno 3, mi potete trovare al telefono 0273 83 175, anche per un semplice consiglio. Io sono sempre a disposizione di tutti, e soprattutto cliccate qua sotto sulla campanella e rimanete sempre, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Per il momento è tutto, alla prossima, ciao!